è che tu lo conosci già. Mi sembra che sai già dove andare a parare. Mi sbaglio oppure no? Adesso mi devi dire la verità. Perché mi hai portato qua? Mi hai portato tu. Mi hai dato tu il coso per venire qua. Mi hai portato tu. Mi hai portato tu qua. Portami su. Di Viusilandia. Perché? Cosa ti hanno fatto? Perché sei così cattiva con il mondo? Cosa ti è successo? Parlami. Io ti posso aiutare. Perché devi fare così? Posso aiutarti e posso porre fine alla tua sofferenza interiore e alla tua cattiveria, perché non è giusto che tu sia così. Io voglio aiutarti a venirne fuori. Dimmi cos'è che vuoi in cambio per lasciare stare Viusilandia. Io sono venuta fin qua, ho superato insidie, fuoco, acqua, terra, vento, tutti gli elementi naturali si sono riversati contro di me, ma io adesso sono qua, davanti a te, e non ho nessuna intenzione di andarmene. Bene, 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 sei arrivata, vedo, con le tue gambe. Con le tue forze, ma non con i tuoi pensieri. Cosa voglio dire? Lo vedi quello strumento là? Lì ci sono tutti i tuoi ricordi. Qua, uno di quelli. E io non mi nutro di paesaggi come Viusilandia. Io mi nutro dell'anima delle persone, dei ricordi. Ogni eletto che legge quel libro e che entra dentro quel libro poi passa da me e viene risucchiato di tutti i suoi ricordi attraverso l'espressione dei propri desideri. Tu, a te rimane un ultimo desiderio. Il tuo libro ti risucchierà per sempre per quello che quel libro è maledetto. Tu hai voluto leggerlo e queste sono le conseguenze per la tua curiosità. Entra fra.
Sì, lui è con me. L'ho mandato da te sin dal primo giorno che tu sei venuta qua nel nostro mondo. Fantastico. L'ho mandato qua per risucchiare tutti i tuoi ricordi, perché io mi nutro dei ricordi delle persone e svuoto la mente. Quindi adesso sarai costretta ad esprimere il tuo ultimo desiderio, farai la fine di quelle che non hanno voluto esprimere i desideri. No, i cani rabbiosi no. Ti ringraziamo per quello che hai fatto.
questa valorosa eletta che è riuscita ad affrontare le proprie paure e le insidie di quei boschi infestati da rumori molesti e streghe cattive, che però grazie a lei è riuscito a smantellare, e quindi la felicità